Iniziamo adesso a vedere la declinazione della sinistra e della destra hegeliana. La critica al modello liberale fatta da Hegel ha due declinazioni. Una che appunto prende la direzione di Feuerbach e poi di Marx, appunto la sinistra hegeliana, e un'altra invece che si sposterà al lato radicalmente opposto. Il punto di partenza però è parimenti in Hegel e nel fondamento chiaro della critica al modello liberale. Questo ha anche una sua, come dire, banale logicità intrinseca. Le critiche nascono sempre sul modello dominante. Il modello ottocentesco dominante è quello liberale, quindi è chiaro che il punto di partenza è mettere in discussione o immaginare qualcosa di alternativo. Marx, che prosegue in un certo senso Hegel, prosegue però chiaramente non è una continuità assoluta, no? Quindi lui comincia sì dalla filosofia del diritto hegeliana e prende e come dire, apprezza di Hegel la sua interpretazione chiara del rapporto che c'è fra la società civile e lo Stato. Questo rapporto dialettico che in Hegel trova una sintesi all'interno dello Stato hegeliano, vi ricordate, no? E su cui però Marx non è totalmente d'accordo. Perché, vediamo un attimo, ricordiamo, la separazione moderna della società civile e dello Stato vede la compresenza di due momenti separati. Da una parte, nella società civile, noi abbiamo il luogo degli interessi particolari, dove i vari individui perseguono ciascuno i propri vantaggi, il proprio vantaggio, e all'interno sostanzialmente di un mercato poco controllato, cioè minimamente controllato da uno Stato che l'unica cosa che si limita a fare è definire le regole del gioco, ecco, ma delle regole molto, molto vaghe, non è un attore all'interno di quel gioco, ok? E poi invece, accanto a questo momento, c'è lo Stato che rappresenta invece l'interesse universale. In questa dialettica, società civile, Stato, Hegel ha l'ipotesi della sintesi nella mediazione della rappresentanza per ceti, no? Di uno Stato che fa sì di rendere presente, rappresentanza vuol dire questa cosa, rendere presente gli interessi particolari all'interno di una logica corporativa nel luogo decisorio dello Stato, vi ricordate? Però per Marx questa soluzione in realtà è illusoria. Questo meccanismo non funziona veramente. Vediamo perché. La società civile, dice Marx, è il luogo degli interessi privati, è il luogo degli interessi particolari, è il luogo dove ciascun individuo esalta al massimo la propria unicità e esaltando al massimo la propria unicità sottolinea le differenze con gli altri. Ma sottolineare la differenza con l'altro nel momento in cui io perseguo il mio proprio interesse vuol dire presto o tardi accentuare le disuguaglianze. Disuguaglianze che possono essere di vario tipo. Disuguaglianze in termini di denaro, in termini di proprietà, ma anche in termini culturali, anche in termini di posizione sociale, quindi proprio poi di ceto, no? E accanto a questo ci dovrebbe essere la società politica che però ha già reso tutti uguali formalmente di fronte alla legge, perché tutti sono uguali di fronte alla legge. Allora dice, com'è possibile che io possa accettare, ammettere una uguaglianza formale di fronte alla legge accanto alle inuguaglianze sostanziali che vivo nella società civile? Il problema per Marx è proprio da identificare nelle origini di questa separazione. Durante la rivoluzione borghese, che è stata la rivoluzione francese, è stato soppresso in realtà, secondo Marx, soltanto il significato politico dell'inuguaglianza, ma non anche
la inuguaglianza sociale, la quale invece paradossalmente è anche aumentata. Perché? Perché la società civile e la società di mercato è stata separata dallo Stato. Si è creata la possibilità di avere una società civile autoregolamentata con il mercato, separazione netta, dall'altro uno Stato. E siccome nello Stato è stata sancita l'uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge, questa separazione ha lasciato più libertà all'interno della società civile, cosa che in realtà nel Medioevo c'era di meno, dice Marx, pensa Marx. E quindi all'interno della società civile, dove nessuno va a metter bocca, le inuguaglianze sono addirittura cresciute, perché la tensione verso l'uguaglianza è stata neutralizzata sul piano politico. Cioè, è come se io avessi separato l'individuo che vive nel mercato dal cittadino che vive nello Stato. Il cittadino che vive nello Stato, ho detto, è uguale a tutti gli altri. L'individuo che vive nel mercato fa la sua vita autonomamente. E visto che non mi pongo più altri problemi, perché io l'uguaglianza formale l'ho sancita per legge, no? Tutti quanti possono partecipare alla politica, tutti quanti votano, tutti quanti uguali, bello bello, ok? Dall'altra parte però ho dimenticato che la sostanza della società sta prendendo una deriva molto più ingiusta di quanto non fosse addirittura prima. All'interno di un'altra opera che si chiama Sulla questione ebraica, analizza proprio nel dettaglio la Dichiarazione Universale dei Diritti della Rivoluzione Francese. Se noi andiamo a vedere, la Dichiarazione Universale dei Diritti è definita i diritti dell'uomo e del cittadino. Sono proprio distinti i diritti dell'uomo e i diritti del cittadino. I diritti dell'uomo sono i diritti alla sicurezza, i diritti alla libertà, il diritto alla proprietà. I diritti del cittadino sono i diritti politici, il diritto alla partecipazione alla vita politica. Questa locuzione è una locuzione intrinsecamente liberale. Infatti la rivoluzione francese è una rivoluzione borghese, è una rivoluzione liberale, è la rivoluzione di una classe, per utilizzare la definizione marxista, di una classe che si vuole affrancare, che si vuole liberare appunto dalla oppressiva presenza dello Stato assoluto, del monarca che mette le mani in tasca ai cittadini, che decide le tasse in maniera arbitraria, e questo ceto si ritrova quindi, come dire, invaso nelle proprie scelte, non tanto della vita privata, no? Con chi ti sposi, dove fai studiare i figli, non è tanto quello, quanto nelle scelte economiche, no? È quella la questione, senza poi avere dall'altra parte la possibilità di scegliere politicamente, perché c'è l'ancien regime, quindi no, la monarchia e tutta quanta la corte che decide tutto quanto. Quindi i borghesi dicono, scusate, cioè voi volete i nostri soldi e noi non decidiamo niente? Non troppo diversa da quell'altra rivoluzione, che più che una rivoluzione è una guerra di indipendenza, che era quella americana, che era nata su un principio che aveva una certa somiglianza, che è quella di no taxation without representation. La guerra di liberazione, la guerra di indipendenza americana verso la corona inglese è una guerra di indipendenza che nasceva dal fatto che la corona inglese pretendeva le tasse dalle colonie, ma alla Camera a Londra non c'erano i rappresentanti delle colonie. Quindi i coloni dicevano, scusate, voi ci date le tasse, ci chiedete le tasse e noi non decidiamo? Questa cosa non va bene, no taxation without representation. Da dove tutto quanto dibattito, e poi finisce con la dichiarazione di indipendenza, la guerra di indipendenza e quindi poi effettivamente l'indipendenza statunitense, ok? La rivoluzione liberale borghese non è troppo dissimile da questo, al di là di tutta una componente fortemente ideologica, settaria, di movimenti particolari, anche occulti che ci sono stati in mezzo, questo è un altro discorso. Però è una rivoluzione che ha la pretesa di chi già ha
una certa proprietà, un certo potere, una certa ricchezza, di gestire da soli i propri interessi, o quantomeno di poter contribuire alle decisioni pubbliche, no? E quindi questa rivoluzione è una rivoluzione che ha sancito un'uguaglianza formale e una disuguaglianza sostanziale. I diritti umani, i diritti dell'uomo, garantiscono il membro della società civile, l'individuo in quanto membro della società civile, nei suoi interessi privati, nei suoi sviluppi e possibilità industriali, commerciali, agricole e quant'altro, sancisce un diritto all'egoismo, se vogliamo, cioè un diritto a poter pensare a se stessi, l'arbitrio evidentemente, quindi la possibilità di scegliere rispetto all'ingerenza sovrana, e l'isolamento rispetto alla comunità. I diritti dell'individuo è proprio questo, il diritto di poter dire: senti, però io posso farmi gli affari miei, tu comunità ingerente, che hai tante declinazioni, prima avevi quella del monarca ingerente, ma chissà un domani chi è che potrebbe fare questa invasione all'interno della sfera di ciò che per me è importante. Per me, solo per me, abbiamo detto, no? È il trionfo dell'idiozia pubblica. Accanto a questi diritti dell'uomo c'è il diritto del cittadino, che sono quelli che hanno istituito la comunità politica come una comunità separata dalle altre comunità sociali, quindi dalla comunità della famiglia, dalla comunità dell'industria, dell'impresa, dei commerci internazionali o nazionali, degli interessi dei latifondisti e via dicendo, no? Quindi, dice Marx, una comunità politica che non domina realmente, che non va a creare un reale controllo all'interno del proprio stato, è un controllo una sorta di cappello, appunto, come dice Marx, una struttura che sta là sopra e che poi alla fine crea una finta uguaglianza soltanto in alcuni contesti. Per il resto non c'è nessuna uguaglianza reale, non entra nella società. Quindi la domanda di fondo è: come pensare il rapporto fra queste due sfere, fra la sfera della società civile e quella della comunità politica? Il primo approccio è quello che Marx vede evidente, quello liberale. Nell'approccio liberale, i diritti politici sono la garanzia dell'inuguaglianza. Cioè l'uguaglianza è proprio garantita per legge. D'altronde il diritto alla proprietà privata è esattamente questo, nella logica di Marx. La salvaguardia e la tutela degli interessi privati è lo Stato che per legge sancisce la disuguaglianza sostanziale. Chi detiene i beni di produzione, chi detiene le proprietà fondiarie, chi detiene il capitale, no? Che sono i tre beni fondamentali, l'industria, la terra o il denaro, chi detiene questo, è quello che ha il vero dominio, perché è quello che realmente controlla la vita degli altri. Uno Stato così non controlla veramente la vita degli altri, non è quello che fa. Il potere vero ce l'hanno questi. Infatti, costoro, i proprietari, comprano la forza lavoro dei proletari, no? Dei contadini e di quelli che lavorano nelle fabbriche e via dicendo, no? Comprano la forza lavoro e in questa maniera mercificano l'uomo, trasformano l'uomo in una merce, in uno strumento, un po' come diceva Cicerone, no? Che i contadini erano instrumenta vocandi, cioè mezzi di produzione che però erano in grado di parlare, no? Allora, questi comprano le persone, le trasformano in strumenti, in parti della fabbrica, in strumenti per zappare, no? In macchine agricole, tutto quanto al loro interesse e al loro vantaggio, perché il plus valore va tutto quanto ai proprietari. Dopo che io ti ho dato il minimo salario da fame, e stiamo parlando di cose che sono andate veramente così, tra l'altro,
Dopo che ti ho dato il minimo salario da fame, perché ti ho mandato in una maniera a scavare a rischio della tua vita il ferro che serve per le mie fabbriche o il carbone che serve per attivare la mia industria, ti ho dato quel minimo salario che a malapena ti tiene in vita in condizioni veramente che oggi sarebbero assolutamente disumane, inaccettabili sotto ogni punto di vista, e l'ho date alle donne, l'ho date ai bambini, agli uomini, anche in maniera diversa e via dicendo, ok? Il guadagno in più che io proprietario ho, che è un guadagno che tu però hai realizzato con il tuo lavoro, questo guadagno in più te lo prendi tu che hai lavorato? No, me lo prendo io. E quindi ti ho mercificato. Ti ho reso una merce, ti ho reso un prodotto, ti ho reso un mezzo. Allora ecco che il vero dominio ce l'ha il proprietario. Poi c'è un altro approccio però, c'è l'approccio democratico. Se noi andiamo a vedere i parlamenti dell'epoca, avevamo il partito liberale, poi avevamo i partiti democratici, più o meno radicali, che si ispiravano un pochettino a Rousseau. E questi democratici, qual era la loro azione, no? Qual era la loro filosofia fondamentale? Era mettere in discussione l'inuguaglianza sociale a partire proprio dai diritti politici. Cioè, siccome ci sono questi diritti politici che ci rendono politicamente uguali, com'è possibile avere questa grande disuguaglianza sociale? Allora, in Parlamento si lavora tramite una serie di riforme per garantire sempre più diritti a questi lavoratori. Garantire diritti è una modalità per livellare un pochettino questa disuguaglianza sociale, sempre di più. Quanto più è radicale questo partito democratico, tanto più io punto a livellare e quindi a garantire salari minimi, a ridurre le ore di lavoro, a permettere l'associazione sindacale, cosa che non era sempre permessa, no? Il diritto sindacale non era permessa. Vi ricordo che stiamo parlando di tempo in cui i lavoratori che facevano occupazioni delle fabbriche, manifestazioni o quant'altro, si ritrovano dall'altra parte il fuoco del governo, eh? Il governo ha preso a cannonate i lavoratori in quei secoli, quindi stiamo parlando di questa fase qua. Allora i democratici puntavano a avere appunto diritti democratici, no? Che questi diritti politici scivolassero sul tema dei diritti sociali, eh? I diritti sociali, d'accordo? L'uguale sovranità doveva portare a un adeguamento delle condizioni sociali. Marx cita Rousseau chiaramente nell'analizzare questo, perché è chiaro che noi già troviamo 100 anni prima in Rousseau questo tipo di lettura della realtà, però Marx lo critica perché dice che la soluzione democratico-giacobina, lui la chiama così, è strutturalmente difettosa, perché alla fine dice è un'illusione. E perché è un'illusione? Perché lo Stato non può togliere le disuguaglianze sociali creando una struttura di cui esso stesso è parte. È lo Stato stesso a creare una disuguaglianza in quanto sovrastruttura. Creando una classe politica, no? Con tutto quello che è adesso connesso, è una classe di non produttori che l'unico compito che ha è quello di mantenere alla fine se stessa. E quindi come potrà mai raggiungere l'uguaglianza sociale una struttura che è strutturalmente disuguale dal punto di vista politico? Ecco allora che la terza proposizione, la proposizione marxista, è una posizione che va ancora più in là, va ancora più a sinistra, diciamo così. L'obiettivo è eliminare insieme le disuguaglianze sociali e lo Stato. Non si può levare l'una senza l'altra. Non puoi arrivare ad avere l'uguaglianza sociale con lo Stato. Devono essere eliminate insieme. La democrazia, per Marx, deve essere una democrazia integrale. Non una democrazia solo politica, una democrazia che instauri una comunità umana a partire dal lavoro, a partire dalla vita stessa delle persone e non da un diritto astratto,
il diritto dei cittadini. Si tratta di rimettere in piedi una comunità da zero. È un'attività palingenetica e questa palingenesi, questa rinascita, si può fare soltanto dal fuoco purificatore della rivoluzione. Il fuoco purifica nella rivoluzione perché sopprime le antitesi della società politica e dello Stato civile. Brucia tutto, divampa, devasta qualunque cosa, in questa devastazione completa rifonda la comunità umana a partire da cosa? Dalla libera associazione dei produttori. Una volta bruciato tutto quanto la sovrastruttura, i produttori saranno soltanto loro quelli che restano, evidentemente, e loro potranno, a questo punto, costituire una società di uguali. Nel 1848, quando insieme a Engels scrive il Manifesto del Partito Comunista, presenta le tappe di questi passaggi. E in queste tappe c'è la fase iniziale, che è quella della conquista della democrazia. Il Partito Comunista dovrà anzitutto avere una rappresentanza, passare per quelle strutture borghesi e liberali della rappresentanza politica. La conquista della democrazia vuol dire poi portare i proletari al potere. E secondo Marx il discorso è abbastanza semplice, perché i proletari sono la maggioranza. Quindi basterà sostenere il tema del suffragio universale. Una volta alle urne, i proletari saranno la maggioranza. A quel punto i proletari al potere potranno iniziare a portare avanti il programma, quello della soppressione della proprietà capitalistica. Sopprimere la proprietà capitalistica vuol dire collettivizzare i mezzi di potere. Una volta collettivizzati i mezzi di potere e i mezzi di produzione, a quel punto tutto apparterà direttamente alla classe lavoratrice. Non avremo qualcuno che detiene e qualcuno che fa. Chi fa è lo stesso che detiene. Chi lavora ai campi è il proprietario del campo. Chi lavora nella fabbrica è il proprietario della fabbrica. Però senza creare questa ghettizzazione, io ho la fabbrica, io ho il campo, io ho il capitale, diventa semplicemente tutto di tutti. Viene così soppressa la differenza di classe in quanto tale. La produzione torna nelle mani degli individui associati. E il potere pubblico, secondo Marx, perde così il suo carattere politico. Perché? Che cos'è il potere politico nell'idea di Marx? Il potere politico per Marx è quell'organizzazione di una classe messa insieme per dominare l'altra classe. Questo è il potere politico. Nel momento in cui tu non hai più queste due classi, il potere politico è scomparso. Questo passaggio è il passaggio chiaramente utopistico di Marx. Perché utopistico? Perché è il passaggio che poi, se noi andiamo a vedere nella storia, non si è mai verificato. Perché la conquista della democrazia c'è stata, la presa del potere da parte dei proletari sì, la soppressione della proprietà capitalistica anche, la collettivizzazione dei mezzi di produzione si è verificata, la soppressione delle differenze di classe in un certo senso sì, come no. Ma quelli che hanno preso il potere in ogni luogo in cui si è verificata la rivoluzione comunista, poi alla fine non l'hanno più lasciato. L'ultima fase reale è quella della dittatura del partito. Lo step successivo non l'ha mai fatto nessuno. E questo perché Marx ha una visione antropologica decisamente di parte. Lui è convinto che i proletari, in quanto classe ultima, in quanto gli ultimi sfruttati della storia, sono, come dire, una classe più buona, una classe migliore, sono privi della tensione del dominio, perché siccome loro sono sempre stati dominati, non vogliono far sentire dominati nessun altro, non vogliono dominare nessun altro, e quindi quando i proletari prenderanno il potere, non faranno patire questa cosa a nessun altro. E non è andata così, non è andata così per niente. Perché quello che Marx vede, questa cosa segnatela, è importante, è che il peccato originale non è all'interno dell'uomo, ma all'interno di una disuguaglianza sociale. Non è entrato dentro l'uomo. La mela è la proprietà privata. E non considera il fatto che questa cosa sia dentro ciascuno. Lo considera soltanto come un difetto della società,
che può essere risolta tramite una riforma sociale, tramite una grande purificazione, la purificazione della rivoluzione. C'è una visione messianica in Marx, perché questo proletariato rappresenta un popolo eletto che vede realizzare un regno di Dio in terra, un regno perfetto. La città di Dio si realizza in terra nel momento in cui viene estirpato questo peccato originale della proprietà privata. Quando io l'ho levato via, l'ho preso, l'ho sradicato completamente nel fuoco della rivoluzione, questo fuoco ha purificato l'umanità da ogni male, e purificato da ogni male per Marx vuol dire anche uccidere fisicamente tutti coloro che sono i portatori insanabili di questo vizio, cioè la borghesia evidentemente, ma il proletariato, che non è portatore di questo vizio per sua natura storica, ecco che quindi è in grado di vivere la città di Dio in terra, il paradiso in terra, una società senza nessuna disuguaglianza, senza nessuna ingiustizia. Ora, Marx vede anche una serie di momenti in cui si avvicina questa fase. Lui non vedrà la rivoluzione d'ottobre, nel 1917 lui non ci arriva, ma vede quella francese del 1848, una fase in cui, avete presente i moti del 48 italiani, no? C'è stata una rivoluzione ben più significativa dei moti del 48 italiani, non perché i moti del 48 italiani non siano importanti, intendiamoci, nella sfera internazionale sono significativi. Però la rivoluzione francese del 48 è quella che diede vita alla seconda repubblica, dopo quella della prima rivoluzione francese, questa seconda repubblica, che però finì nel 1851, di lì a breve, con il colpo di stato di Luigi Bonaparte, il quale venne poi incoronato come Napoleone III, no? Il nuovo imperatore. Napoleone III nel 1870, quindi anche qui una cosa che è durata neanche 20 anni, subisce una pesantissima sconfitta nella guerra franco-prussiana a Sedan, fu una cosa umiliante, devastante dalla parte francese, e iniziò poi così la Terza Repubblica. La Terza Repubblica che vede nascere un'esperienza comunista, che è quella della Comune di Parigi. La Comune di Parigi però non dura molto, verrà chiusa nel sangue da parte di chi? Proprio da parte dei liberali, E in questa fase Marx quindi riflette sullo stato politico, vede all'interno di questa comune alcuni spunti, vede, ci sono due possibilità dal punto di vista pratico per realizzare questa cosa, ci sta la possibilità del potere al popolo, un potere diretto, oppure c'è la possibilità di un potere tramite dei delegati del popolo, e questi delegati hanno due caratteristiche fondamentali. La prima è, in quanto delegati del popolo, possono essere anche revocati dal popolo, quindi una volta eletti non è che restano là. E la seconda è che devono avere un mandato vincolante. I delegati del popolo sono lì per fare esattamente quello che dice il popolo, non possono interpretare, come invece funziona nelle democrazie parlamentari. Ci sono quindi queste due fasi, no? La prima fase, che è quella per la quale Marx dice a ciascuno secondo il suo lavoro, riportiamo l'ingiustizia sociale alla giustizia sociale, annulliamo il tema del plusvalore, chi lavora deve essere pagato, a ciascuno secondo il suo lavoro, chi non lavora, il proprietario non lavora, è solo proprietario, quindi che vuole, niente. A ciascuno secondo il suo lavoro. E poi la seconda fase, più utopica se vogliamo, che lui stesso la definisce da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi bisogni. Praticamente quello che tratteggia Marx è una sorta di comunità politica non dissimile da quella di una famiglia, perché all'interno di una famiglia tu hai da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi bisogni. Questa familiarità è quella che Marx sogna in un contesto ampio come quello di uno Stato. Qualcosa che noi vediamo all'interno delle famiglie, appunto, o anche delle famiglie religiose.
da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni. All'interno delle famiglie religiose questa cosa è visibile. Qual è il problema fondamentale, strutturale in Marx da questo punto di vista, al di là dell'utopismo del comunismo di cui abbiamo parlato prima? È che Marx ha un'interpretazione estremamente semplificata della realtà. Lui vede soltanto i produttori, ma la società è una società molto più complessa, è molto più differenziata. E in questa società così differenziata, dove sono tutte le varie mansioni, tutti quanti i lavori possibili? Non ci sono soltanto i proletari, ci sono una marea di realtà possibili. Il 1800 è già una società complessissima, quanto la nostra di fatto, poco meno della nostra se vogliamo, per il quale è chiaro che questo meccanismo nasce appunto dal riduzionismo di nuovo antropologico di fondo, no? E un riduzionismo anche storico di fondo, il materialismo storico, il materialismo dialettico. La società è lotta di classe. La società è lotta di classe, dice, nella società ci sono sempre due classi, chi domina e chi è dominato. E tutta la società è un andare avanti di questo conflitto fra queste due classi. Ora, è chiaro che questo riduzionismo come lettura a monte rende impossibile la progettualità successiva. Perché nella società c'è sempre stata una lotta di classe, ci potrebbe benissimo stare come asserzione. Ma dire che tutta la società è solo lotta di classe, beh, questa è una banalizzazione evidentemente di chi non conosce nulla della storia, nonostante abbia una pretesa di scientificità in questa lettura, che è una lettura ideologizzata della storia, è uno storicismo. Il dio ultimo di Marx è la storia stessa. È questo divenire certo e assoluto. Infatti Marx vede il fine della storia, o la fine della storia, come un'apocalisse certa. Non c'è nessun dubbio che si arriverà a questa fase della dittatura del proletariato, della società comunista, passando per la fase della dittatura del proletariato. Non c'è nessun dubbio. La vera divinità è nel divenire, a discapito dell'essere. Secondo Marx, l'unico essere è solo materia, è solo rapporti di produzione, l'unica struttura, tutto il resto è sovrastruttura, e il divenire storico è un liberare questa sovrastruttura fino alla manifestazione senza tempo, sempiterna, della sostanza, che è produzione, economia, materia. Al di là di tutto questo, che è la critica che possiamo fare al marxismo, la domanda di Marx però resta e resta insoluta ad oggi. Il rapporto fra una democrazia politica e una base socio-economica, dove la formale uguaglianza politica si porta appresso una sostanziale disuguaglianza socio-economica. Questa domanda insoluta che pone Marx resta, è fortissima, è cogente e è estremamente attuale oggi nella nostra società. Ok? Ci siamo? Tutto chiaro? Benissimo.